Com'è la situazione di ESA? Siamo andati ad intervistare Renzo Galli, che insieme a Lilio Pisani e Bernardo Chiappo è uno dei tre membri del nuovo consiglio di amministrazione dell'Elbana Servizi Ambientali. Sono loro che dovranno portare la società all'appuntamento con il nuovo gestore unico del lato costa. Galli ci ha illustrato le deleghe assegnate e i loro obiettivi. Abbiamo inteso gestire questa azienda in maniera collegiale e quindi i tre amministratori abbiamo attribuito agli amministratori deleghe specifiche e quindi ci sono il presidente che in pratica si occupa, essendo di estrazione di provenienza nel settore industriale del settore ovviamente, quindi ha assunto la delega di ovviamente coordinamento generale della società, ma con focus sulla parte industriale e quindi l'impianto di Buraccio, e poi abbiamo l'ingegner Chiappo che si interessa sempre dalla parte industriale ma particolarmente dei servizi. La prestazione dei servizi e la qualità del servizio è essenziale perché noi dobbiamo avere un approccio commerciale. La soddisfazione del cliente secondo me è essenziale anche perché andiamo ovviamente a completare l'intera filiera da un punto di vista anche di economia di scala. Il fatto di poter fare in completo tutti i servizi sul territorio comporta anche poi dei risparmi, secondo me, sia per la società sia anche per i comuni stessi. Io, essendo di provenienza finanziaria e essendo dottore commercialista, mi hanno attribuito la parte, diciamo così, di amministrazione, finanza e controllo e il seguimento, ahimè, anche del contenzioso piuttosto rilevante che abbiamo con i comuni, insomma. Io abbiamo fatto un ciclo di incontri con i sindaci del territorio, abbiamo ricevuto ampie aperture di credito e sia soprattutto un riconoscimento di indipendenza e di terzietà. Questo è importante perché noi ci vogliamo porre al di sopra degli interessi specifici. Noi abbiamo un appuntamento importante, quello del gestore unico di ambito. Ovviamente noi dobbiamo usare questo tempo di qui a questo appuntamento per solidificare, cioè per portare a questo appuntamento questa azienda come una realtà molto più solida di quella che è attualmente, quindi risolve tutta una serie di problemi perché è un appuntamento importante e presentarsi in una situazione di debolezza sarebbe estremamente deleterio, insomma, sia per questa comunità sia per la società stessa. Quindi noi dobbiamo metterci tutti gli sforzi possibili per portare questa società a questo appuntamento con una dotazione di capitale che sia congrua e ovviamente con la soluzione di tutta una serie di problemi che in qualche modo sono un po' retaggio del passato. Nei prossimi giorni specificheremo come intende muoversi il nuovo CDA di ESA nei rapporti con i comuni, per l'impianto del Buraccio e per il miglioramento dei servizi.